La misericordia divina nella mia anima. Diario di Santa Suor Faustina Kowalska. 1928. La gita a Calvaria. La sera, venuto il momento di scolare le patate, mi affrettai per prima. Fiduciosa nelle parole del Signore. Afferrai la marmitta con disinvoltura e scolai le patate con facilità. Ma quando sollevai il coperchio per farne uscire il vapore, invece delle patate notai nella marmitta interi fasci di rose rosse, così belle che non riuscirei a descriverle. Mai prima d'allora ne avevo vedute di simili. Rimasi stupefatta, non potendo comprenderne il significato, ma in quell'istante udii in me una voce che diceva: il tuo duro lavoro io lo trasformo in mazzi di stupendi fiori, mentre il loro profumo sale su fino al mio trono. Da quel momento cercai di scolare le patate non solo durante la settimana assegnatami in cucina, ma feci di tutto per sostituire le mie compagne durante il loro turno. E non solamente in questo, ma in ogni altro lavoro faticoso. Cercavo di essere la prima a dare una mano, avendo sperimentato quanto ciò fosse gradito a Dio. O tesoro inesauribile della rettitudine, dell'intenzione, che rendi perfette e tanto gradite al Signore tutte le nostre azioni? O Gesù, tu sai quanto sono debole, perciò rimani sempre con me, guida le mie azioni e tutto il mio essere. Tu, o mio ottimo Maestro, per la verità, o Gesù, mi investe la paura quando considero la mia miseria, ma nello stesso tempo mi tranquillizzo considerando la tua insondabile misericordia, che è più grande della mia miseria di tutta un'eternità. E questa disposizione d'animo mi riveste della tua potenza. O gioia che deriva dalla conoscenza di me stessa. O verità immutabile. Eterna è la tua saldezza. Quando, poco dopo i primi voti mi ammalai e, nonostante l'amorevole e premuroso interessamento dei superiori e le cure dei medici, non mi sentii né meglio né peggio, allora cominciarono a giungermi voci che mi sospettavano di fingere. E così cominciò la mia sofferenza, che divenne doppia e durò per un tempo abbastanza lungo. Un giorno mi lamentai con Gesù, perché ero un peso per le consorelle. Gesù mi rispose: non vivi per te, ma per le anime. Dalle tue sofferenze trarranno vantaggio altre anime. Le tue prolungate sofferenze daranno loro la luce e la forza per uniformarsi alla mia volontà,